Amici di Battista 70 Phone, andiamo a vedere quattro cover per Samsung Galaxy S4. Abbiamo la prima effetto metal, qui questa è praticamente una lamina. Andiamo a vedere, lateralmente è rigida. Andiamo a infilarlo dentro, vediamo come calza. Calza assolutamente bene, i tasti rimangono scoperti, quindi non c'è problema di accesso. La parte superiore e la parte inferiore anche sono scoperti, quindi non abbiamo problemi per caricarlo, non viene coperto il microfono, non viene coperto niente. La parte posteriore ha questo bellissimo effetto alluminio, effetto metal. Come vedete rimane tutto scoperto, dà un'ottima protezione ed è molto solida. Ora passiamo alla prossima, andiamo a toglierlo. Facciamo così, io sono senza unghie, ma non dovrei avere grossi problemi per toglierlo dalla cover. Un attimino solo di pazienza, ecco qua, l'abbiamo fatto. Qui abbiamo una clear bumper con il retro trasparente. Andiamo ad infilarlo, da sopra, da sotto è lo stesso, si infila abbastanza agevolmente. Come vedete, dietro lascia intatto, diciamo, la bellezza della cover. Quindi non va a coprire la scritta Samsung e la texture. Qui sotto lascia abbastanza spazio per infilare la micro USB, dà una buona protezione. Abbiamo anche un po' di filo superiore, di conseguenza, anche se dovessimo appoggiarlo così sul tavolo, il vetro non va direttamente a contatto con la superficie, ma rimane un minimo sollevato. Ok, ora andiamo a toglierla, come vedete anche a toglierla è molto semplice. Qui abbiamo una perfect fit, andiamo a infilarla dentro, questa calza molto bene. Come vedete abbiamo una parte qui bianca, dietro rimane opaca, però non va comunque a coprire la scritta, rimane comunque sempre evidente. Abbiamo una buona protezione, un minimo di rialzo frontale, un po' meno rispetto alla clear bumper, ma comunque un minimo di protezione la dà. I tasti sono coperti, ma come vedete sono in rialzo, quindi potete cliccare tranquillamente, si va ad accendere, lo sblocchiamo, il tasto del volume, andiamo ad abbassare, andiamo ad alzare tranquillamente senza nessunissimo sforzo. Ok, togliamo questa, come vedete molto agevole da mettere e da togliere. Andiamo a vedere l'ultima, che è una di quelle più apprezzate, ed è la Ultra Slim. Questa è quella che lascia inalterate praticamente le dimensioni del display, lo spessore rimane praticamente il medesimo, evita i graffi, diciamo che è quella che fornisce meno protezione in caso di cadute, però comunque vi assicura di non praticamente che vi preserva, diciamo, dai graffi, come potete vedere. Poi è rigida, cioè è ruvida, di conseguenza non avete neanche l'effetto saponetta che può darvi la plastica, e assolutamente non deturpa l'estetica del terminale, rimane sempre comunque molto bello e vi dico è molto sottile, quindi il peso è irrisorio, parleremo neanche di un grammo, non va assolutamente ad appesantirvelo. Se vi sono piaciute, le trovate nel nostro shop www.battista70phone.it. Un saluto da Loris, alias Battista70. Battista 70 Phone, the human sensor technology.